Allora, in questo video vi voglio fare la review del Mega Volume Manga Punky della L'Oreal, quindi questo è appunto il mascara che stanno facendo adesso la pubblicità in televisione. A me fondamentalmente non mi è piaciuto. Io, allora, diciamo che veramente l'ho comprato per la pochette. Allora, la pochette già di per sé è una mezza fregatura, perché tu vedendo Miss Manga Punky o quell'altro, quello normale, ti immagini che la pochette sia doppia, quindi ci sia quella rosa e quella gialla. No, in realtà è la stessa, basta che giri, quindi non è che ce ne sono due. Io questa adesso la utilizzo come trousse per i trucchi, però anche un pennare come astuccio può essere, non come clutch, perché non mi pare il caso, e quindi già di questo mi ha deluso. Però ho detto vabbè, tanto comunque ho il mascara, lo utilizzo tranquillamente senza problemi e così. Allora, diciamo che ho fatto l'errore di utilizzarlo nel giorno più caldo, penso che abbia fatto questo settembre, facevano un milione di gradi, a casa di mia madre non circolava un filo di aria e quindi io e mia sorella, non quella che si sposava ma l'altra, praticamente abbiamo fatto lago praticamente per quanto abbiamo sudato. Questo mascara non è waterproof, non c'è scritto da nessuna parte, però nonostante non sia waterproof penso che, cioè, come lo guardi si squaglia a prescindere, cioè io ho mascara normali e non fanno lo stesso effetto, cioè non si squagliano come si squaglia questo qui. Cioè io ero sudata, ovviamente ero sudata perché faceva caldo, qui sotto qui ero ovviamente un pochino umiduccia perché facendo caldissimo, facendo 2000 gradi dentro casa di mia madre, inevitabilmente ho sudato. Praticamente io, come chiudevo gli occhi così, mi trovavo tutto lo stamp del mascara qui. A un certo punto sembravo un panda, mi sono dovuta andare a togliere il mascara perché sennò sarei continuata tutto il tempo a fare così, avrei continuato tutto il tempo a fare così e praticamente a ritrovarmi nero qua sotto. È una cosa che è inaccettabile, cioè una cosa del genere non mi era mai capitata. Non è male come mascara perché comunque l'effetto lo fa, cioè comunque il suo lavoro lo fa. Cioè, questo effetto di ciglia un pochino a ciuffettini lo fa, però comunque quando io poi vado a, quando ero sudata e andavo a chiudere l'occhio mi ritrovavo qua sotto tutta sporca. Tra l'altro guardate qua, già adesso era un pochino sporca, allora il mignolo, metti a fuoco. Eccolo, cioè ha già scaricato il colore e a me sinceramente questa cosa non è mai capitata, non mi piace, cioè non mi piace assolutamente che faccia questo effetto, quindi comunque ve lo consiglio se dovete utilizzare un mascara in giorni in cui siete sicuri che non piangete, non piove, non tira vento. Sinceramente non ve lo consiglio, non mi piace come mascara, detto, l'ho comprato giusto per la pochettina perché sennò non l'avrei mai comprato. E tra l'altro è anche di, diciamo, secondo me di scarsa qualità, perché la scritta già, non so se vedete, si sta già togliendo. Considerando che l'ho comprato da tipo due o tre settimane, l'ho utilizzato pochissimo, non dovrebbe farla questa cosa. E basta, detto questo spero che questa review vi possa essere stata utile. Se avete dei commenti, delle richieste, delle domande, delle curiosità sempre su questo prodotto, lasciatemi un messaggio qua sotto. Se vi è piaciuto questo video spolliciate, iscrivetevi, quello che vi pare, mi trovate su tutti i social, sono su Facebook, su Instagram, su Twitter, dove vi pare, e basta.
Detto questo, vi saluto e ciao!